Ciao amico senpai, sono Loki, bentornato. Oggi, dopo un anno, torniamo a giocare a Paintball, Big Paintball su Roblox. E nonostante io abbia tantissimi soldi, perché ci gioco da tantissimo, e le armi più potenti, anche quella per gli shopponi, quelli che pagano, e oggi giocheremo con l'arma normale, quella di default. Partiremo da zero. C'è la mia mappa preferita, ma nessuno la vuole, sono l'unico. No, c'è qualcuno... No. Il P90 in questa mappa dovrebbe essere l'arma più forte, però ve l'ho promesso, giocheremo solo con l'arma base. Proviamo. Ora vi spiego un piccolo trucco. Dovete sempre saltare quando sparate, così non dovete neanche mirare. Per forza, se è dentro il mirino, sopra o sotto, la kill la fate per forza. Solo che vi espone molto di più agli spari, dato che saltate. Oh, quelli ho presi. Quanti li prendo? No, mi hanno preso alla fine. Ci riproviamo? Rientriamo dal centro. Oh, ma qua c'è qualcuno? Qua c'è qualcuno? C'è qualcuno nell'angolino che si nasconde, furbettino? Guarda che io ti vedo, c'ho l'occhio lungo. C'è qualcuno che sta uscendo dallo spawn. Li stiamo già chiudendo dallo spawn. E quello è il punto migliore, dato che io sono un esperto, perché ci gioco da un anno circa. Posso dirvi tutti i punti segreti di ogni mappa dove fare più kill. E questo qui, vedete? Qui ci sono le scalette, quelle che stanno salendo noi. Se voi sparate in questo punto esatto, loro salgono e muoiono istantaneamente. Tempo che salgono, la loro protezione viene disintegrata. Vediamo se c'è qualcuno qui sopra. C'è qualcuno in camera da letto? Locchina? Dovrei fare locchina, decisamente. Lasciate 10.000 mi piace se volete vedere locchina. Che brutto deve essere locchina. Allora, sto facendo una cosa molto pericolosa. Infatti sono morto. Schifoso, l'avete visto? Tanto non sto neanche attivando le mie ricompense. È là sopra! Vieni qua. Saltando lo prendo, Saltando lo prendo, saltando lo prendo, saltando lo prendo. Ti prego. Mi sta aspettando, schifoso. Non dobbiamo passare dal centro, che ci sarà qualcuno che ci spara al centro, esatto. Uno. Eccolo lì lo schifoso. Due. Tre. Sappiamo contare con l'occhino. Ora proviamo a fare quello lì, long shot da 4. Benissimo. Abbiamo riguadagnato la casa. È una lotta continua a guadagnare la casetta. Chissà se in questa casetta poi potrò riposare finalmente. Quello lì. Oh, la scalettina malefica. Qua, no, questi sono troppi. Devo proteggermi. No! Oh, sono primo nonostante io abbia l'arma schifosa. La prima arma, quella che si prende appena si inizia a giocare. Quindi non dite che in realtà sto gioco è fatto di armi, quelli shopponi. Gli shopponi in realtà non sono avvantaggiati. Hanno armi più belle, ma non più forti. A volte la bellezza non è decisamente la cosa più forte. Tipo io sono il più bello del mondo, ma se mi date da sollevare 10 kg non riesco. Tipo le bottiglie dell'acqua io non ce la faccio. Me le faccio portare dalla mia ragazza. Ah! Vedete, quando dico le stupidate vengo punito. Giustamente vengo punito. Al centro ci sarà qualcuno? Dobbiamo calibrare un po' il tiro. Tipo come quando facciamo la pipì. Non sempre c'entra il buco. Questo come faceva? Aveva il radar. Non sempre centriamo il buco quando facciamo la pipì. Stessa cosa nella casa. Non sempre centriamo il buco, ma a volte sì. Tipo questo l'abbiamo centrato benissimo. Sta cercando di introdursi qualcun altro. No, casa è nostra. Allora, le torrette migliori sono queste qua. Una qui, vedete? Poi, vediamo se hanno risolto il bug. Se io salto, dovrebbe colpire oltre il muro la sentinella. Abbiamo una sentinella qua, sì. Abbiamo un drone. Noi proviamo a entrare. Oh, quelle stanno scendendo dalle scalette. Benissimo, allora noi miriamo lì, alle scalette. Tum, tum, tum. Li prendiamo tutti. No, quello me l'ha rubato però. Oh, preso anche lui. L'altra torretta la mettiamo qui. Attiviamo il radar. Le torrette, tra l'altro, ci fanno da scudo. Se noi stiamo dietro alle torrette, ci proteggono. Questo qui sta entrando in casa, Dai, entra. Dai, entra. Dai. Non vuole entrare. Ok, allora mettiamo un'altra torretta qua. No! Maledetto, ha messo l'altro punto della torretta, bellissimo. Quello è un altro punto delle torrette, fantastico. Negli angolini, nella casa bisogna mettere sempre negli angolini. Chi scende dalle scale muore qua, Non bisogna mai scendere dalle scale. Oh! Aspetta. Hanno distrutto una torretta. Preso. Due. Quello lì, saltando. Morto anche quello. Siamo primi con 48, ce ne mancano 32 per la nucleare. Riusciremo a fare la nucleare con l'arma più scarsa di sempre? Cioè, tutti pensano sia la più scarsa, in realtà è fortissima. Proviamo dal centro, vediamo se ci ammazzano. No. Tra l'altro, se vedete, cioè, se andate al centro, se vedete che stanno arrivando delle scie rosse, cioè le scie degli spari avversari, non scendete. Tipo quello lì, perché è sceso? Se ha visto che c'era una scia. Oh, e tu? Dobbiamo distruggere quella torretta lì. Infatti ci ha ammazzato. Vedete? Se noi scendiamo e non ci sono
colpi possiamo lo stavo dicendo. Però potrebbero arrivare da un momento all'altro. Nella vita bisogna sempre aspettarsi la da dietro. C'è qualcuno che prova a passare dalle retrovie. Guarda che le retrovie ci può passare no, nessuno. Dal momento nessuno. Preferisco che le mie retrovie rimangano belle pulite, belle intoccate. Mettiamo una torretta qui. Quelli che cercano di passare di qua. Oh, la mia torretta sta facendo strage lì dentro, eh. Dobbiamo... Allora, io teoricamente potrei fare così e chi entra muore. Il problema è che se io faccio così tutti sanno che sono in sto angolino. Quindi cosa succede? Mi vengono da dietro. E non è proprio bello, perché abbiamo detto che le nostre retrovie le vogliamo tenere belle pulite. No? Qua c'è qualcuno. Sì, c'è qualcuno, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Ti prego, prendere. Sì, due. Dobbiamo vedere se qualcuno passa al centro. Sì, stanno salendo al centro. È sparita. È sparita dalla mappa. È letteralmente sparita. Attiviamo il drone. Bravissimo, vai drone. Non funziona più il bug che va attraverso il muro. Che schifo. Mi piaceva bug abusare. Questo qui è un altro punto da camper che usano sempre i nabbettini. Appena iniziano a giocare a questa mappa, alla casa, si mettono sempre tutti qui. Ecco, ci ho distrutto un'altra torretta. E poi si mette la torretta qua. Così ti fa anche da protezione e non ti prendono. E così riesci a intrafolare, vedere attraverso la torretta. Però questo è un po' da camper. Mi fa schifo. Vi sto insegnando tutti i posticini. Oh! Presa? Da dove? E niente, e qui abbiamo fatto il disastro. Purtroppo si sono rifugiati dentro lo spawn, quindi dovremmo un attimo lasciarli un po' di strada, se no non facciamo più kill. Sono tutti dentro lo spawn, è noiosissimo giocare così. Ti prego, uscite! Oh, c'è qualcuno là sopra, schifoso! Dobbiamo riuscire a prenderlo col metodo del salto. Lo prenderemo? Lo prenderemo? Sì! Visto? Tu provi ad andare lì, ma io so il metodo del salto. E al salto non si comanda. Sono a 69 kill. Numero fantastico. Peccato che non riusciremo mai a arrivare a 80, che è il numero che mi piace di più. Ho tanta voglia di arrivare a 80. Diciamolo. Oh, cosa salti tu? Là, c'è ancora lo schifoso. Devo ucciderlo, devo ucciderlo. Sì. Ti prego. Bravissimo, me ne mancano quante? 7. Mettiamo la torretta qui. Ok, radar, drone, abbiamo tutto. Livello 81. Attenzione, mancano solo 6 kill. Abbiamo 4 minuti e 40 per fare 6 kill. Ce la faremo? Non si sa. Quello sta uscendo. Guarda, 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 guarda. Dai che esci dalla scaletta. Bravissimi. 1, 2, mancano 4. Mancano solamente 4. Chi è questa? Dalle retrovie sull'albero. Sul pennino dell'albero. Giochi sporco, eh. Perché andare da dietro lì è molto sporco. Tu maledetto schifoso. Non devi andare lì. Non ci devi andare. Ma avete visto? Va sempre lì, in quel punticino lì schifoso. Non ha capito che lo uccido sempre se va lì, eh. Vai. Una. Due. No, 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 no. Non mi uccidere, non mi uccidere, non mi uccidere. Bravissimo. Sì. Pim. 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 Mi scappa tantissimo la pi. Pim. Pum, pum, pum. Nucleare con l'arma di default. Fortissimo. Allora, ve lo dico qua. Se volete un'altra serie di cioè, se volete una serie di paintball, dove proviamo tutte le armi del gioco, ovviamente non quelle default, quelle più belle, quelle con tutti gli effetti spettacolari, nel prossimo video, appena muoio. Adesso penso... Ah no, dobbiamo arrivare a 100 kill per finire la modalità. Allora, arriviamo a 100 kill. Vediamo se ce la facciamo arrivare a 100 kill. Penso di... No. Volevo fare una serie su paintball. Dato che ci gioco anche senza registrare, perché questo è il mio primo video che registro, proviamo a farci una serie dove vi faccio vedere tutte le armi, così almeno... Oh, che cacchio fai tu, schifoso? Ma cos'è sta cosa? Chi c'è qua? Allora, ci mancano 5 kill da fare in 2 minuti. Se qualcuno non ci... Ti prego, puoi toglierti che mi premi i tasti a caso. Senti, non vedo niente. Guarda, c'è un camperino. Ah, la torretta, l'ho salvato il mio amico. Dai, mancano 4 kill, ce la facciamo? 4 kill, 4 kill. 4 kill al miglior offerente. 4 kill al miglior offerente. 1, 2, 3, venduto. Migliori 4 kill al miglior offerente. Questo sta hackerando. Da dove mi ha preso? 2 kill solamente. Li faremo tutte così. Campererò, farò schifo. Metterò anche una torretta davanti. Anzi... Due torrette davanti, così ne abbiamo ucciso un altro, ce ne manca solo uno. Staremo così schiacciando. Ma sono arrivato a 100. Sto dicendo, voglio vincere stando fermo, cliccando e basta. Ma sono a 100. La modalità si chiama primo che arriva a 100. Sono a 101. Basta, prego. Ma cos'è questa modalità? Non ha senso. 104. La modalità non finisce. È infinita.
Va bene. Finita? Speriamo sia finita, vi prego. Basta. Primo Thanos. Dall'occhio è tutto. Se vi siete ritrovati delle macchie strane in questo video è perché era troppo bello questo video, oppure sono i colpi di paintball. Ciao.